parti al di là che abbiamo avuto un momento di difficoltà, che sono finito sotto, però è stata una partita vera. Quindi da questo punto di vista l'ultima partita in particolare ci ha dato i buoni segnali. Allora, c'è l'aspetto che non voglio ripetermi, però della pausa bisogna vedere la squadra come reagirà. Perché comunque avevamo preso un certo passo. Senti, a livello difensivo c'è qualcosa che ti preoccupa di più, è chiaro che insomma uno dei loro terminali principali cioè Kane, che è andata, mi ricordo che c'è avuto. Sì, guarda, poi Kane è un giocatore molto bravo perché non ha solo la dimensione di chiudere le azioni, ma è molto bravo a creare vantaggi per gli altri. Quindi è un giocatore a tutto tondo, che dà felicità dentro l'area, può finire e può innescare i compagni. Quindi sicuramente bisogna fare un lavoro di squadra. Bisogna fare un lavoro di squadra, deve essere tutta la squadra a lavorare perché Kane deve dare forse più, diciamo, con facilità da fare. Sì, sicuramente quello che hai detto Bido, cioè il riferimento di Kane è molto importante. Poi comunque loro hanno esterni con qualità e capacità comunque di crearsi dei tiri. Quindi questi due aspetti, sia degli esterni che sono in grado di costruirsi dei tiri con uno per uno, pareggiare questi tiro, questi blocchi e Kane dentro l'area. Su cui ho sentito molto ultimamente sono le palle perse, cioè è speranzoso di riuscire a controllare un po' di più, sì, cioè, loro difendono forte. Non voglio ripetermi, però anche in questa cosa abbiamo fatto dei passi in avanti, chiaro che sono degli aspetti determinanti, soprattutto giocando in trasferta, con una squadra che se facciamo palle perse si può scendere in contropiede giocando in casa, quindi le palle perse sono uno degli aspetti determinanti. Trovo delle palle perse e dei rimbalzi, che poi è un po' pensato all'interno della guerra, la battaglia sui possessi, chiaramente sarà molto importante. Siete preparati, visto che Warren Knights avrà sicuramente almeno due uomini addosso per tutta la partita, vi siete preparati per sopperire questo tipo di difesa? Voglio dire, sì, siamo preparati. Poi se riusciremo in campo a fare quello che abbiamo preparato, lo scopriamo sempre domenica. Però siamo pronti, sappiamo dire che Coscalli fa anche delle difese tattiche, quindi diciamo, a livello di allenamenti e di settimana siamo pronti, dovremmo essere bravi a trasportarlo. Senti, guarda, anche un po' ai singoli, mi sembra che paradossalmente adesso il settore c'è un po' più difficoltà con i lunghi, magari non è anche Mancini, Corriere. Diciamo, Mancini è un po' in calo, anche perché gli abbiamo tirato il collo in una certa fase, sempre diciamo, quelle che erano le previsioni durante la stagione. Su Corrieri, diciamo che secondo me non è in calo, lui fa un po' fatica, no, così cioè, fa un po' fatica a reggere la categoria in questo momento, però lui secondo me ha fatto qualche progresso che soprattutto nel spostare in campo. Quindi, però direi che Poletti è un buon momento, quindi tutto sommato secondo me diciamo così Corrieri è in linea con i suoi diciamo up and down, anche leggermente in crescita, Poletti in crescita, Mancin un po' in calo, quindi secondo me è un abbastanza in linea.